per il 78esimo anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo a Catanzaro, cerimonia solenne con i rappresentanti di tutte le istituzioni, presente per il governo la sottosegretaria agli interni Wanda Ferro, siamo tutti uniti, ha detto, per una festa di libertà e di democrazia. Il servizio è di Alessandro Banfo. La piazza è gremita, con tanti giovani arrivati in questo martedì di sole per ricordare chi ha sacrificato la vita per la nostra libertà. Catanzaro e la Calabria celebrano la festa della liberazione con una cerimonia solenne dedicata ai valori della democrazia. Una festa di libertà, di democrazia per rinnovare quel sentimento che abbiamo maturato in oltre 30 anni di storia della destra parlamentare, che deve vedere una festa di riconciliazione del paese, ma soprattutto difendere quei valori di democrazia e di libertà. Proprio la sottosegretaria all'interno, Wanda Ferro, taglia corto sulle polemiche degli ultimi giorni, ribadendo come Fratelli d'Italia voglia unire il paese e non abbia mai guardato indietro ai regimi autoritari come il fascismo. Le istituzioni depongono una corona di alloro davanti al monumento dei caduti. Un momento importante per la città, che a novembre ha ricevuto la medaglia d'oro al valore civile per i bombardamenti del 1943 e che oggi ricorda gli eroi della Resistenza Federico Tallarico e Aldo Barbaro. La guerra è sempre un male, lo era nel 1943, lo è oggi, e il 25 aprile è il giorno in cui noi ricordiamo che la nostra comunità si fonda sui valori della libertà, della pace, della giustizia sociale che devono animare la nostra amministrazione e tutte le istituzioni. In piazza, in prima fila, ci sono le forze dell'ordine e ovviamente i rappresentanti dell'ANPI, l'Associazione dei Partigiani Italiani. È una festa per celebrare anche il loro coraggio e per lanciare un messaggio alle nuove generazioni. Queste cerimonie sono indirizzate soprattutto ai nostri giovani, perché la memoria di quel che è accaduto, dei sacrifici fatti per fondare una democrazia basata sulla libertà, sul riconoscimento dei diritti di tutti, devono permanere, devono tramandarsi.